Le 5 tecniche che nessuno ti dice per far funzionare al meglio la tua pompa di calore ibrida, cioè farla funzionare il più possibile con la parte elettrica e non con il gas, e sfruttare al massimo il tuo impianto fotovoltaico. Ho pensato di fare questo video l'altro giorno, quando mi hanno chiamato per fare una consulenza su una pompa di calore ibrida. Il cliente si è accorto con il centro assistenza che il sistema aveva lavorato per quest'inverno con 900 ore con la caldaia, quindi il combustibile, e solo per 200 ore la pompa di calore elettrica. E quindi non ha per niente sfruttato la parte elettrica, non ha per niente sfruttato il suo impianto fotovoltaico, tanto valeva tenersi la caldaia. Ma questo non è un problema della pompa di calore ibrida, è una questione di tecniche e di settaggi per farla funzionare veramente al meglio. Sarai d'accordo con me che se devo farla funzionare soprattutto con la caldaia, tanto valeva tenermi la caldaia di prima, così evitavo anche il doppio dei costi di manutenzione, evitavo di tenermi un impianto complesso dentro casa. Ma oggi sono qui per aiutarti e continua a seguirmi per scoprire nuove tecniche per risparmiare al massimo sul tuo impianto, iscrivendoti al mio canale e cliccando sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Oggi vedremo 5 tecniche che potrai gestire da solo, anche se non sei un tecnico, in modo che tu abbia la capacità e le conoscenze per poi trasferire e comunicare con chi ti ha venduto, ti ha proposto o chi ti ha installato questa pompa di calore ibrida, affinché ti possa aiutare a gestire al meglio il tuo impianto e a farlo funzionare soprattutto con la pompa di calore. Sì, è vero che io seguo solo pompe di calore professionali, cioè su case 100% elettriche con sistemi full electric. Ma oggi voglio condividere con te le mie esperienze, perché nella pompa di calore ibrida c'è anche una parte ovviamente di pompa di calore. Ho la sfera di cristallo? No. Però se metto insieme tutte le esperienze che mi sono fatto dal 2012 ad oggi, parlando con le famiglie, confrontandomi con installatori, progettisti, termotecnici, sicuramente posso condividere con te tecniche e strategie affinché le tue bollette possano migliorare. Non a caso il mio canale è stato il primo specializzato nelle pompe di calore in Italia. Oggi faremo delle valutazioni generali sulle pompe di calore ibride, perché ci sono decine e decine di modelli e di marchi, però pressoché lavorano quasi tutti alla stessa maniera e le indicazioni che ti darò valgono per qualsiasi marca e modello di pompa di calore. Bene, allora facciamo da subito uno schema per inquadrare la situazione. Semplifico il tutto con un separatore idraulico dove ci sono collegate una pompa di calore posta all'esterno e una caldaia invece messa all'interno della casa. Quindi l'acqua fa questo giro. O va la caldaia, o va la pompa di calore, o vanno tutte e due insieme. Poi abbiamo il ritorno che torna nella pompa di calore, oppure può tornare nella caldaia. Da quest'altra parte invece cosa abbiamo? Abbiamo ad esempio il nostro sistema radiatori, con i nostri radiatori. Quindi l'acqua calda va verso i radiatori e poi torna dai radiatori. A che temperatura? Tipicamente la temperatura di ritorno è 10 gradi più fredda rispetto a quella di mandata. Quindi se mando acqua a 50 gradi, mi tornerà indietro acqua a 40 gradi. Perché gli impianti a radiatori lavorano con una differenza di temperatura delta T impianto tipicamente di 10. Se invece abbiamo un impianto a pavimento, il delta T è di 5. Quindi mando acqua a 35 mi torna indietro acqua a 30 gradi. Bene, come funziona il sistema ibrido? Beh, funziona così che o funziona la pompa di calore e quindi riesco a riscaldare con la pompa di calore, oppure lavora la caldaia, quindi con la caldaia andrò a riscaldare l'acqua verso l'impianto, oppure lavorano insieme. Come viene gestita questa cosa? Attraverso dei parametri che oggi andremo a vedere e che ti consiglio di valutare, analizzare e farti consigliare da chi ti ha installato il sistema oppure te lo installerà qui a breve. La prima tecnica per sfruttare al massimo la parte di pompa di calore ed eliminare la caldaia è quella di abbassare la temperatura esterna in cui si attiva la caldaia. Infatti le pompe di calore ibride come lavorano? Lavorano con
una sonda esterna, quindi abbiamo una sonda posta all'esterno che legge la temperatura esterna. Tipicamente, do come dato indicativo, sopra i 5 gradi funziona la pompa di calore. Quindi sopra i 5 gradi esterni abbiamo il funzionamento solo della pompa di calore. Mentre sotto i 5 gradi si accende anche o solo la caldaia, a seconda dei sistemi. Quindi la prima cosa da guardare è la temperatura esterna di accensione. Abbassa il più possibile questa temperatura per far funzionare il più possibile naturalmente la pompa di calore invece che la caldaia. Così lo puoi testare già dal giorno dopo. Se anziché 5 gradi, abbassalo. Inizia a portarlo a 3 gradi, a 1, a meno 2 e magari scoprirai che riuscirai a riscaldare casa solo con la pompa di calore anche a meno 2 gradi. Poi un'altra tecnica è quella della temperatura impostata della caldaia. Infatti non è detto che nella pompa di calore e nella caldaia sia impostata la stessa temperatura di lavoro. Faccio un esempio. Stai per acquistare una pompa di calore ibrida oppure l'hai già fatto? Aspetta! Ecco il segreto su come risparmiare riducendo al massimo il consumo di gas. Sapevi che la pompa di calore ibrida può consumare molto meno gas funzionando di più con la parte elettrica e sfruttando di più il tuo impianto fotovoltaico? È tutta una questione di controllo e taratura nei mesi dopo l'installazione. Capire quando si accende la caldaia e quando si accende la parte elettrica. Ma scommetto che nessuno verrà a casa tua per capire e vedere come sta funzionando giorno dopo giorno. Allora basta un semplice dispositivo piccolo come un libro che si installa in 5 minuti ed è compatibile con tutte le pompe di calore ibride presenti sul mercato per abbattere il consumo di gas e sfruttare al massimo la pompa di calore elettrica. Sono Samuele Trento e grazie alla mia rete di oltre 100 installatori abbiamo realizzato centinaia e centinaia di impianti in pompa di calore e assieme ai migliori esperti di questa tecnologia ho realizzato qui in Italia la prima e unica centralina per il monitoraggio delle pompe di calore di qualsiasi marca e anche ibride. Foxbox analizza i consumi e le temperature della tua centrale termica 24 ore su 24. Registra quando va in elettrico oppure quando va a gas per trovare le inefficienze e gli errori di configurazione. E puoi controllare il funzionamento del tuo impianto in tempo reale, anche dal cellulare, tramite un'app dedicata. E i dati raccolti vengono analizzati da un team di esperti che ti spiegherà come impostare i giusti parametri per consumare meno gas possibile e sfruttare al massimo la parte elettrica. Tanto valeva altrimenti tenersi la caldaia. Il risparmio in bolletta dipende dalla tua casa e dalle abitudini della tua famiglia. Quindi non perdere tempo. Se stai usando la pompa di calore ibrida senza Foxbox, stai bruciando soldi in costi ingiustificati che puoi evitare. Scopri tutto su Foxbox andando su foxbox.me. Potrebbe essere il caso che la pompa di calore è impostata per lavorare a 50 gradi. La caldaia invece è impostata per lavorare a 60. Cosa succede? Succede questo. La pompa di calore sta funzionando, mi ritrovo i radiatori a 50 gradi perché la pompa di calore sta lavorando da sola. A un certo punto però si accende la caldaia ed ecco che i radiatori da 50 passano a 60 gradi. E fin qui poco male, se non lo scomfort. Perché? Perché sento i radiatori che prima erano a 50, poi vanno a 60, poi tornano a 50 e quindi c'è un continuo pendolamento e quindi anche un fastidio nel sentire questi radiatori che non lavorano sempre alla stessa temperatura. Ma il problema principale non è questo. Il problema principale è che se i radiatori si scaldano a 60 gradi, l'acqua che torna indietro sarà di nuovo a 50. La pompa di calore vede che torna indietro acqua a 50 gradi e rimarrà spenta, perché lei pensa che il riscaldamento è soddisfatto, perché trova l'impianto già caldo. E questo è un grosso problema, perché lei poi non si accenderà mai più. Perché? Perché la caldaia farà il lavoro al posto suo. Allora verifica che le temperature di caldaia e pompa di calore siano pressoché simili, se non addirittura uguali. Meglio ancora se riuscirai ad abbassare la temperatura della caldaia più bassa della pompa di calore, così che la pompa di calore rimarrà accesa molto più, per molto più tempo e riuscirai a sfruttare al massimo il tuo impianto fotovoltaico. Un'altra tecnica, la numero 3, è quella di aumentare il tempo di accensione della caldaia. Infatti non è detto se fuori abbiamo meno di 5 gradi che la caldaia si accende istantaneamente. Ha un tempo di ritardo perché vede e cerca di capire se la pompa di calore riuscirà a riscaldare casa lo stesso. Ecco, questo si chiama tempo
di ritardo della Caldaria. Ho visto tempi di ritardo addirittura di 60 minuti, cioè la caldaia si accende dopo un'ora. E questo da una parte è bene, perché? Perché ha fatto lavorare al massimo la pompa di calore, quindi la parte elettrica. Da una parte magari potresti avere dei problemi di comfort, perché? Perché se abbiamo che la pompa di calore è troppo piccola per l'impianto esistente, potrebbe non riuscire a raggiungere la temperatura di 50-60 gradi, ad esempio sui radiatori. E allora in quel caso sentirai i radiatori magari a 40-45 gradi, piuttosto tiepidi, e non starai bene in casa. Poi dopo un'ora, dopo 40 minuti, dopo mezz'ora, dopo 20 minuti, a seconda del tempo di ritardo, si accende anche la caldaia e tac, senti i radiatori bollenti. Come prima, potremmo sentire questo sconfort che mi fa sentire i radiatori caldi, poi tiepidi, poi bollenti, poi tiepidi e così via, che non è sicuramente il massimo. Ma con questo mi collego al punto numero 4, cioè la potenza della pompa di calore. Valuta bene la potenza della pompa di calore abbinata. Ho visto sistemi che possono avere 8 kW di pompa di calore abbinati magari a una caldaia da 20 kW. Ecco, non discuto sulla potenza della caldaia, ma su quella della pompa di calore, perché se tu hai un impianto con 10-12 radiatori, considera che mediamente un radiatore può erogare una potenza di 1 kW, 1 kW e mezzo, 2 kW. Quindi se abbiamo 10 radiatori per 1,5 kW a radiatore, fanno 15 kW. Quindi abbiamo bisogno di 15 kW per riscaldare i tuoi radiatori. Ma se la pompa di calore mi fa solo 8 kW, ecco che questa pompa di calore non riuscirà a riscaldare questi radiatori. Perché? Perché è troppo piccola. E allora interverrà la caldaia. Mi raccomando, quindi, cerca di far bilanciare bene la parte, la potenza della pompa di calore con quella della caldaia. E non trovare due sistemi troppo differenti tra loro. Altrimenti, per forza di cose, lavorerà sempre la caldaia. Oppure per molto, molto più tempo. Ultima tecnica, ultima ma non ultima, è quella di far lavare l'impianto. Se hai già realizzato l'impianto e non è stato fatto, puoi farlo anche dopo. Non si tratta di lavare l'impianto con acqua, ma con delle soluzioni apposite. Ci sono anche delle macchinette che tipicamente vengono installate per mezza giornata, una giornata a casa tua, e continuano in automatico a lavare l'impianto, mettendoci all'interno dei prodotti specifici per lavare l'impianto e poi lasciandoli di nuovi all'interno per evitare delle alghe. Cosa succede? Succede che se ho delle tubazioni troppo corrose, se ho dello sporco all'interno delle tubazioni o dentro i radiatori non scambiano calore. È come prendere un radiatore e avvolgerlo con un cartone. Se avvolgi un radiatore col cartone scambierà veramente poco, e quindi per poter star bene in casa devo alzare la temperatura dell'acqua al suo interno. Alzare la temperatura significa che si accenderà molto più spesso la caldaia invece che la pompa di calore. Allora, facciamo un esempio. Questo è un radiatore tagliato a metà e visto dall'alto. Se prendo uno dei tubi del radiatore, potrei trovare all'interno croste, incrostazioni, potrei trovare fanghi, potrei trovare alghe. Perché? Perché i radiatori sono lì da 10, 20, 30 anni ed è giusto che siano così, però nel momento in cui vado a realizzare una nuova centrale termica mi devo preoccupare anche di lavare bene l'impianto affinché queste poltiglie venga eliminata e il nostro radiatore possa lavorare al massimo della sua efficienza, quindi con una temperatura più bassa e quindi poterci far risparmiare sulla bolletta elettrica e quella del gas. Bene, spero con questo di averti dato 5 tecniche che puoi applicare già da subito e informarti sul tuo impianto esistente o su quello che andrai a realizzare grazie agli incentivi. E se vuoi rimanere aggiornato sulle tecniche per poter risparmiare, allora iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Alla prossima!